ragazzi, io chiamerei a questo punto il mio amico Jean-Paul Vanoli. Jean-Paul Vanoli, sì, beh, per forza devo chiamarlo. Grande fautore dell'urinoterapia, nonché negazionista del Covid. Sommelier del piscio, sommelier del piscio, quello lì. Chiamiamo, voglio capire a che punto è, a che punto siamo. Mamma. Allo? Jean-Paul? Ah, ciao. Sono Cruciani, come stai? Benissimo, sto mangiando dell'uva. Ah, ottimo l'uva, fa bene l'uva? Certo. No, perché io sto leggendo un libro che si chiama Amaroli 2, Amaroli 2, non più tabù. Conosco. Un ottimo libro in cui si dice che l'urinoterapia può servire anche come anche nei bagni oculari. Beh, io consiglio mettere delle gocce quando uno ha un'infiammazione ai globi oculari. Addirittura delle gocce di piscio? Sì, certo. Cioè delle gocce quando uno ha un'infiammazione all'occhio. Le congiuntiviti si chiamano. Ah, tu dici bisogna curare le congiuntiviti col piscio? Non c'è alternativa, se tu usi gli antibiotici crei dei problemi alla lunga. Ah, ok, no, ma è giusto per capire, perché siccome ho visto bagni oculari e tu dici per certo, le congiuntiviti. Si può fare anche quello. L'urina serve per tanti usi. Sì, no, assolutamente. Si fa tutto ciò fin dall'antichità, da quando l'uomo ha imparato a usare la piscio. Ma anche le orecchie, per esempio, cioè prendere delle gocce e mettere nelle orecchie, nel condotto auricolare. Io lì nel condotto auricolare uso l'olio di oliva, tiepido. Sì. Bene, buono. Invece dell'urina. Bene. Però qualcuno dice che va bene anche l'urina, per esempio le istillazioni nasali. Comunque tu le hai messe negli occhi. Negli occhi, nel naso anche va bene. Ah, nel quando naso, uno è raffreddato. Benissimo. Quando uno è raffreddato metti il piscio dentro il naso. Sì, invece di fare il VIX usi un po' di... Certo, normale, ovviamente. Due gocce di urina nel naso, lo fanno tutti, chiunque lo fa. Certo. Ma se uno non lo credo, qual per è carità problema? Di Dio, ma per carità di Dio, ma per carità di Dio. È roba incredibile, guarda. Per me è libero anche di cagarsi in faccia lui. Io non ho. Cioè, veramente, da questo punto di vista, sono veramente un liberale. Cioè, per me lui. No, è libero più di... che liberale, tu sei un poveretto. Tu sei... Ma più di dirti, però, scusami, i neuroni per più strada. Di dirti, esatto, che bravo. Sei libero anche di. Diventato mono... Mamma mia, ma perché ti arrabbi? Ho detto che sei libero di sputarti in faccia, di cagarti addosso e di dire che ti fa bene. Non ho nulla contro questo. Ho qualche dubbio. Quando pensi di voler estendere queste pratiche a tutti gli altri, ecco, no, su questo ma mica ti vuole imporre niente. Ah, benissimo, allora andiamo avanti così. Lui propone. Proponi. Senti, proponi, io personalmente non seguo, sono e anomalo. Se ne frega. Sì, non tu mi metto a usare i farmaci. Non mi metto sei farmaci. Sì, il solito sì, cliente sì, di Big Pharma. Non mi piscio vai. Nel naso, no, senza dubbio, ma questo lo posso urlare tranquillamente. Cioè, ti fidi di più delle medicine. Meglio Big Pharma del tuo piscio. Vado se ho un'infiammazione all'occhio. Ho sempre fatto così. Sono andato all'oftalmico. Mi sono consultato col primario dell'oftalmico. Mi ha dato delle gocce. Le ho messe. Questo, e tutto è sparito. Fino ad oggi. Dopodiché, se tu invece pensi che pisciarsi nell'occhio abbia un vantaggio, io non è che dirò non farlo. Dico, sei un coglione, fai quello che ti pare. Tutto qua. Posso? Punto. Io sono dico libero. Sempre, bene, e via. Tra quello che usa una cosa personale che non costa nulla, bravo. Che trovi dappertutto dove vai nel mondo, è un pirla che va a comprare dei farmaci che hanno controindicazione e li paga. Dai. Più pirla di così non so cosa dire. Io posso dire una cosa, ho deciso di iniziare anch'io. No, te lo dico seriamente. Non è nuovo. No. Come sta andando la campagna vaccinale dalle tue parti? Cioè il vaccino avanza? Ah, non lo so, i pirla magari sono con il coda, a me non me ne frega niente. Ah, tu che hai più o meno è anche un'età avanzata, non ti sei messo in coda, non ti sei già prenotato? Io mi sono già prenotato in tribunale, ho depositato 2700 studi sui danni dei vaccini e adesso sono in mano al giudice. Cioè, non ho capito, secondo te questo vaccino qua contro il Covid è un vaccino, è un meccanismo genetico per alterare il DNA. Ma come, scusa adesso, attenzione, Jean-Paul, però come un meccanismo genetico per alterare il DNA? Cioè, ti vogliono inoculare qualcosa che ti modifica il DNA? Nel tempo sì. E cosa ti fa diventare? Ah, no, è impossibile prevedere. Nel tuo caso cioè, dall'ammalamento alla morte. Addirittura. Scegli tu. Ma ho capito, ma è una roba da criminale. Fosse così davvero, sarebbe una roba da... No, Bill Gates lo ha fatto appositamente. Ah,
Bill, cioè, Bill Gates lo ha fatto appositamente. E lui finanzia assieme agli altri, cioè, agli altre famiglie, le altre famiglie. I soliti, sì, sono i soliti. Rockefeller, sì, i vari banchieri. Sì. Finanzia tutta gente che però non si piscia dell'occhio, e quella comunque faccio per le dire. Azioni delle multinazionali, sì, questo può essere, dei infatti. Vaccini. Sì, infatti è gente che però non si piscia dell'occhio, e infatti è più intelligente di altri, indubbiamente. Andiamo avanti, dai. Bill Gates non usa l'urina, questo è fuori di dubbio. Non ha neanche vaccinato i suoi figli. Infatti qualche cosa in più di cosa te l'ha fatta. Scusami, Manoli, però, fosse così sarebbe da farsi, no, fosse davvero come dici tu, ma io guarda, voglio darti anche credito, cioè c'è un grande complotto, sì, c'è un grande complotto per instillarci del vaccino che in realtà modifica il nostro DNA e per addirittura in alcuni casi farci morire, cioè, sarebbe una roba pazzesca, è criminale, infatti certo. Io ho depositato in tribunale 2700 studi che certificano e dimostrano i danni dei vaccini. Sì, ho capito. Ho chiesto di incriminare al giudice questi per attentato all'umanità. Ma chi sono questi qua? Cioè, questi, i soliti? Non te lo dico perché io l'ho depositato in tribunale, adesso ci penserà il giudice. Il giudice appena vedrà da chi arriva questo incartamento per mantenere... Non ti preoccupare tu. Ti piscerà sopra, io farei così, vedendo da chi arriva, dico: ah, perfetto, autorevole. Uno è come te con il mononeurone sopra. Ma ti dovrebbe piacere per uno che urina sui documenti, perché quello che fai tu, l'urino te lo piace. Ma guarda, che Vanoli è giornalista investigativo da 40 anni, specializzato in sanità, medicina naturale e bioelettronica. Giornalista investigativo ti manda a fare in culo se lo ripeti ancora una volta. Cioè, giornalista investigativo. Io sono un giornalista investigativo, molto più anziano di te. Giornalista investigativo. Giornalista investigativo. Giornalista investigativo di che cosa? Cosa ha investigato? L'urina ha investigato. Di tutto ho investigato. Sì, di tutto il delirio. Non giornalista sai investigativo. Un mRNA. Dai, che non giornalista sai investigativo. Nemmeno, sai che cos'è l'mRNA? Certo, lo sai, non lo sai. Ma certo che vado a fare in culo. Lui è l'mRNA. Ma chi se ne frega? Giornalista investigativo. Che cosa può succedere? Dimmi, qual è il pericolo, Vanoli? Qual è il pericolo? Ma non c'è problema. Sono paralisi, problemi agli occhi, alla vista, all'udito, alla deambulazione, alla digestione, qualsiasi malattia, non esiste limite. Ma ti mettono dentro anche un chip per controllare tutto il mondo, per controllare la popolazione? Ma questo non abbiamo ancora analizzato, lo faremo presto, posso confermarti. In quali laboratori? Quelli dove si analizza l'urina? In che laboratori non l'abbiamo analizzato? Prendiamo i laboratori ufficiali, ma noi li paghiamo e analizziamo. Noi chi? Siamo dei gruppi di persone. Io voglio capire una cosa, Vanoli, però adesso siamo ancora in una situazione in cui non si può andare da una regione all'altra, cioè non dico che c'è un lockdown. Ma perché si racconta la barzelletta che i virus sono nell'aria, non possono esistere nell'aria, cioè, è un problema di chimica e di fisica. Cioè, secondo te il coronavirus non esiste, cioè i morti non esistono? I morti sono morti da malattie pregresse o perché sono stati vaccinati. Addirittura. Oppure addirittura li hanno ammazzati per le cure sbagliate che hanno somministrato. Dunque, morti da coronavirus non può esistere morti per coronavirus. È una balla. Il coronavirus non è mai stato sequenziato per intero. Caro David, qui siamo di fronte a un gene. La mascherina è una buffonata, Buffonata, difatti io giro sempre senza mascherina. Sì, d'accordo. Dunque, siamo di fronte al fatto, caro Parenzo, al negazionismo siamo di fronte a un malato mentale. Siamo di fronte a un malato mentale che beve urina e abbiamo scoperto stasera che se lo mette anche nel naso come consulente pro vaccino. Caro Parenzo, farò il tuo nominativo al giudice. No, per carità, quando mi chiederà di chiamare degli esperti a pro vaccino. C'è anche il fatto che, come ci ha detto l'altra volta, Vanoli si è creato uno stato da solo, cioè non riconosce più la Repubblica Italiana. Perché ti sei rivolto ai tribunali quando non riconosci più la Repubblica Italiana? Gli altri sono sottoposti e io prendo i loro tribunali e li denuncio nei loro tribunali. Cioè, tu non riconosci nemmeno i tribunali italiani, cioè ormai tu non riconosci più. Non è che non riconosco, li riconosco, ma non facenti parte della mia giurisprudenza e del mio Stato. Cioè, il mio Stato
Qual è uno stato a sé stante. Qual del è? Jersey. Cioè, non capito. Tu hai uno stato a sé stante, cioè potresti, esatto, potresti mettere un confine addirittura. Potresti costruirti un confine intorno a casa tua. Legalmente sì. Capito, Parenzo? Potrebbe costruirsi un confine intorno a casa sua, cioè il libero stato. Anche di... perché cioè... l'appartamento dove vivo è extraterritoriale. Come extraterritoriale? Mica il Vaticano. Che vuol dire extraterritoriale? Extra scemo sei tu, altro che extraterritoriale. La polizia non può entrare. Non può entrare, deve avere un vero mandato. Ma chi l'ha detto? Ma quale mandato dell'ambasciatore? Ma questa folla di bere il piscio è impazzita. Io parlo di legalità, non di sopruso. Ma o Parenzo, di terrorismo. Parenzo, scusa, ma cosa vuoi che sei tu che lo accarezzi? Cosa vuoi che ti dica? Per me è matto dal primo giorno che l'abbiamo conosciuto. Sì, ho capito. Per me è matto dal primo giorno conosciuto. Stasera c'è un altro elemento in più. Siamo di fronte al fatto che uno sostiene che la polizia, se suona, tu potresti dire: no, io sono uno stato a parte. Infatti, mi consiglio. Quelli ti, ma non ti consigli, quelli ti portano via con la camicia di forza, anche se ma forse certo, non esiste più, ti portano via con quella contro chi fa il prepotente. E se tu oltre a quello è legalità. Sì, ma se tu oltre libertà, sì, ma io ti do un consiglio. Io ti do un consiglio. Se uno suona, se la polizia dovesse mai suonare a casa tua e tu dovessi ma dire un giorno verrà, e tu dovessi problema. Dire: primo, sono un capo di stato, qui dentro non potete entrare. E badate che io bevo il piscio, ma non solo, lo metto negli occhi e anche nel naso. Non passano 30 secondi che tu ti trovi la casa circondata da infermieri, non da poliziotti, da infermieri. E allora, e quando avranno fatto quello che vogliono fare, cosa me ne frega a me? Che devi fare, Davide? È così la realtà. No, cioè, dovresti, è così, è se, così. Tu gli, se tu gli io vuoi bene a questo punto. Aspetta, aspetta. Voi siete ancora schiavi. Tu sei schiavo, sì, tu sei schiavo, Davide. Sei schiavo. E che ti odi? No, sei... io dico, se tu visto che hai rapporti con tutti sti matti che chiami qua, se gli vuoi bene, sì, segnalalo a qualcuno. Ti dico solo questo, perché oggi tra il piscio nell'occhio mi sono già autosegnalato. Segnalo, non ma c'è se problema. Volete, io vi dico, se volete bene io a questo mando uomo, le pecche dal presidente della Repubblica ai carabinieri, ecco, e al comune dove abito. Vabbè, ciao Gian Paul, ciao. Ciao.